Dunque, cominciamo. Ho preso questa confezione di Mentadent che era in offerta, non mi ricordo più il prezzo, magari potrei vedere poi lo scontrino, ve lo segno sopra. E c'erano i tre detersivi insieme, questi qua dovrebbero essere, vediamo un po', mi sembra quelli in gel, vediamo un po', con minerali sbiancanti e naturali, denti più bianchi in 2 settimane. Ah oh no, forse non è in gel, comunque è il White System e quindi c'era questa offerta, tre confezioni e l'ho presa. Poi di carne ho preso queste ali di pollo, che era da tantissimo, non compravo più le ali di pollo, ne ho prese due confezioni. Ah oh no, non è qua. Comunque ne ho prese due confezioni, le voglio fare un po' con la paprika, un po' piccantine in padella, insomma sfiziose. Poi, sempre per quanto riguarda la carne, ho preso degli spiedini di suino. Poi ho preso del salmone affumicato, mi pare fosse in offerta questa settimana alla Lidl. Poi ho preso della bresaola, eccola qua, taglio sottile, ma è sempre sottile. Poi, sempre a proposito di carne, ho preso questo hamburger di suino, che era scontato del 50%. Poi di pesce ho preso due filetti di trota salmonata, ecco qua. Io queste le faccio o in padella o in forno. È una roba molto veloce perché essendo il filetto già pulito, lo prepari, fichi in forno e voilà. Poi ho preso questi che non avevo mai visto, ma avevano lo sconto del 30%, mini hamburger di bovino adulto di scottona. Praticamente sono 180 grammi per ogni confezione. Diciamo che qui c'è tanto spreco di plastica per 6 pezzettini di carne. Ne ho prese due confezioni e poi qua un altro salmone. Questo è un risolvipasto, soprattutto per me, magari quando sono da sola a pranzo. Se non mi faccio il mio pasto sostitutivo, mi faccio magari il salmone con un pomodoro, un'insalata e benissimo, il pranzo è fatto. Poi ho preso del budino alla vaniglia perché d'estate il budino alla vaniglia mi piace un casino ed è una merenda anche con poche calorie e quindi l'ho preso. Poi ho preso questo detersivo Winnie's che avevo già preso alla lavanda. C'era anche un'altra profumazione. Però niente, sono andata sulla lavanda perché l'avevo già preso ed effettivamente sa molto di lavanda e poi mi piace perché appunto è biodegradabile, è materie prime di origine vegetale, insomma, sempre ritornando alla mia vena un po' ogni tanto di amante dell'ambiente, allora cerco ogni tanto di comprare perché fare tutto zero waste è veramente complicato, ci ho provato, è veramente difficile, devi proprio cambiare la tua vita. E quindi insomma ci provo a piccoli passi. Poi ho preso dei pomodori pelati per fare sughettini freschi d'estate. Ah, qui ecco l'altra confezione che vi dicevo di alette di pollo. E poi cosa c'è qua? Ah, qui ho preso il mio latte vegetale, questo alla mandorla. È buonissimo, cosa devo dirvi? È calorico, lo so, però il latte alla mandorla d'estate, bello fresco dal frigo, è fantastico. E qui pare che abbiamo finito la prima borsa. Ecco qui, altra borsa. Allora, qui cosa ho preso? Ho preso delle friselle di grano duro, queste qua, sfiziose. Devo dire che queste qua confezionate non le ho mai provate. Ogni tanto le compro sfuse dal panettiere. Però così da fare, sapete, con un po' di pomodoro fresco, basilico e olio, sono fantastiche. Poi, ah, questo non l'ho mai preso, vi faccio vedere, c'era tutto uno stand dedicato all'April. Questo era il Cura lavastoviglie, queste qua si usa a ciclo pieno, pulizia profonda contro il grasso, depositi, cattivi odori, opacità, sporco accumulato. Questa dice che se ne usa una al mese e quindi ho voluto provare per fare un po' una pulizia profonda della lavastoviglie. Poi questo qui è un profumo che ho preso.
perché è finito il profumo di mio marito, gliel'ho già messo in ordine su Snap, però nel frattempo che mi arrivi ho preso questo, c'era il tester e magari voi che sapete mi sapete anche dire a che cosa si ispira questo. Ce n'erano due, c'era il number one, che era buonissimo, mi ricordava molto Dolce Gabbana, non so se è così, ditemi voi se mi confondo. E questo anche molto buono, non so a cosa si ispira, comunque l'ho preso, è un 50 ml, così tanto per da avere adesso perché aveva finito il suo. Poi ho preso la mia tinta per i capelli, c'era questa della Palette, e ho preso questo castano cioccolato, che più o meno è il mio colore. Perché di nuovo è ora, cioè, io ho un ciuffo di capelli qua sulla fronte che è bianco e quindi si vede subito, mi dà fastidio e ogni 3 settimane così devo fare la tinta. Poi ho preso del pecorino sardo, questo qua, pecorino sardo maturo DOP, così. Poi, sempre latte vegetale, questo però è all'avena, anche questo è buonissimo. Latte vegetale all'avena, ho cambiato un po', di solito prendo soia e riso, stavolta ho cambiato. Del formaggio grattugiato, questo. Poi ho fatto un po' di scorta di prosciutto cotto, perché qui anche magari mio figlio che si vuole fare qualche panino, insomma da tenere così. E le confezioni in plastica, purtroppo sono di plastica, però hanno il pregio effettivamente che rimangono freschi, no? Cioè tu li puoi mettere in frigo e ecco qua lo scontrino. E rimangono buonissimi, no? Ah, poi ho preso questo. Questo qua che me l'hanno consigliato è un sapone liquido per le mani al pepe nero. Io sapete che adoro il pepe nero, mi piace tantissimo il profumo del pepe nero e mi hanno detto che questo rimane molto sulle mani e quindi niente, l'ho voluto provare. Poi ho preso una pasta brisée per fare una torta salata. Cosa c'è ancora qua? Una scatola ancora di pelati. Ok, veniamo un po' a frutta e verdura. Ho preso dei pomodori, ho preso questi qua, erano a grappolo perché erano gli unici di origine italiana, quindi ho preso questi. Poi ho preso delle pesche, poi ho preso delle meline della Valvenotta, eccole qua. Poi ho preso queste uova qua che non avevo mai preso, buon uovo. Vediamo, salvaguardia del pulcino maschio, da galline allevate senza l'uso di antibiotici, mangimi OGM free e filiera certificata. Spero che sia veramente tutto, tutto, tutto vero. Poi ho preso dell'Emmental, questo anche era in offerta questi giorni. Poi qui c'è ancora del latte scremato. Poi ho preso della mozzarella, questa qui, solo latte italiano. E poi ho preso questo che era anche questo in offerta ed è del salmone. Stavolta ho fatto veramente incetta di trota salmonata e salmone. Ma a me il pesce, quello con le lische, non piace, cioè non piace, mi piace ma mi rompe. E allora invece questo è molto pratico e anche buono. Ed infine, ultimi pezzi, ho preso questi tortelloni al prosciutto crudo. Questi qua da farò in bianco col sugo. Poi ho preso un melone un po' verdino, così può stare qualche giorno prima che lo mangiamo. Ho preso un mango che non è proprio maturo maturo, quindi ancora un paio di giorni può stare prima che lo mangiamo. Poi ho preso una caciotta della fesa di tacchino, solita da fare ai ferri, e delle melanzane. Melanzane non possono mancare. E basta, questa è tutta la mia spesa, ho speso 100 euro, giusti giusti. E boh, direi che per un po', almeno una settimana, c'è un po' di roba, no? Niente, è finito qua il mio video acquisti, aspettate che mi giro. Eccomi qua, allora ho finito, adesso metto a posto le ultime borse e vi saluto e ci vediamo prossimamente sempre qua sul mio canale. Ciao ciao!